Può un uomo decidere qualcosa e far sì che accada? Certo che sì. L'uomo ha sempre deciso quello che sarebbe apparso nel suo mondo. Anche oggi lo sta facendo e continuerà a farlo fino a che sarà consapevole di essere uomo. Benvenuti su Crescita Personale e Finanziaria. Per Neville Goddard, uno dei maggiori esponenti della corrente del New Thought, nuovo pensiero, e anche uno dei più grandi maestri della legge di attrazione, tutto ciò che vediamo intorno a noi è stato creato dalla mente umana. E ogni aspetto della vita è un risultato dell'immaginazione. Dato che la vita modella il mondo esterno per riflettere la disposizione interiore delle nostre menti, non vi è modo di compiere la perfezione esterna che cerchiamo, se non con la trasformazione di noi stessi. Ogni giorno parliamo con noi stessi. Parlare con noi stessi è un'abitudine che non possiamo evitare di fare, così come non possiamo smettere di bere o di mangiare. Quello che possiamo fare è controllare e cambiare sia la natura che la direzione delle nostre conversazioni interiori. È dunque alla nostra stessa coscienza che dobbiamo rivolgerci in quanto unica realtà, unico fondamento su cui ogni fenomeno può essere spiegato. Provare a cambiare il mondo prima di aver cambiato concetto che abbiamo di noi stessi vorrebbe dire lottare contro la natura delle cose. Non può esservi cambiamento esterno se prima non c'è cambiamento interiore, come dentro, così fuori. La maggior parte di noi è ignara del fatto che le nostre conversazioni interiori sono la causa delle circostanze della nostra vita. Il pensiero dell'essere umano segue il sentiero tracciato dai dialoghi interiori. E per cambiare la direzione del sentiero a cui è legato e poter così riprogrammare la mente, deve abbandonare il sentiero precedente. Deve sapersi rinnovare, prendendo consapevolezza del fatto che la parola è l'immagine della mente. Per cambiare la sua mente, deve innanzitutto cambiare le conversazioni mentali che avvengono al suo interno. Il mondo è un luogo dove è possibile avere un numero infinito di conversazioni mentali e di trasformazioni mentali. Quando una persona scopre il potere creativo delle proprie voci interne, può utilizzarle per creare cambiamenti nella propria vita e raggiungere i propri obiettivi. In questo modo, la persona può agire con uno scopo preciso e realizzare la propria funzione e missione nella vita. Senza la consapevolezza delle proprie conversazioni mentali, una persona agisce in modo inconscio. Tutto ciò che accade nella vita di una persona è una manifestazione delle conversazioni mentali che ha quotidianamente senza esserne consapevole. Tuttavia, come esseri umani evoluti, dobbiamo diventare consapevoli di queste conversazioni e agire con uno scopo preciso per attuare una riprogrammazione del subconscio. Se una persona vuole cambiare la propria vita, deve prima cambiare il dialogo interiore, altrimenti si troverà a lottare contro la natura stessa delle cose. Molte persone possono continuare a trovarsi in situazioni negative o deludenti senza rendersi conto che queste sono causate dalle immagini e dalle emozioni che hanno creato nel corso della loro esistenza. Le stesse persone potrebbero pensare che queste situazioni siano causate da altri fattori esterni. Ma è probabile che tutto ciò sia solo una questione di percezione e che è possibile dimostrare che le conversazioni mentali influiscono sulle situazioni negative. Neville Goddard fa l'esempio di una ragazza che aveva problemi con il suo datore di lavoro. E di come, una volta scoperto che questi problemi erano causati dalle sue conversazioni mentali negative riguardo al suo datore di lavoro, riuscì a ribaltare la situazione. La ragazza accettò di cambiare le conversazioni mentali che aveva con se stessa riguardo al suo capo, iniziando a creare immagini mentali di lui che si congratulava con lei per il suo ottimo lavoro e che lei a sua volta lo avesse ringraziato per le sue lodi e la sua gentilezza. La ragazza scoprì con suo grande stupore che il suo stesso atteggiamento era la causa di tutto quello che le era successo. È importante diventare consapevoli delle proprie conversazioni mentali e agire con uno scopo preciso, perché questo può
può risolvere i problemi della vita. Cambiamo meglio il nostro futuro quando abbiamo il controllo dei nostri pensieri e lo facciamo meglio mentre siamo nel dormiveglia, perché lo sforzo è ridotto al minimo. Ma come visualizzare per manifestare? Ecco alcuni esercizi che Goddard trova molto utili e che tutti possono fare. Siete a casa, in una stanza di cui conoscete molto bene i dettagli e gli oggetti contenuti. Vi sedete su una sedia rivolta verso una parete. Con gli occhi chiusi guardate davanti a voi, ma non vedete la parete che avete di fronte, bensì quella che avete dietro. Guardate quella parete con l'occhio della vostra mente ed essa si trova ora dinanzi a voi. Bene, ora siete riusciti con la mente a capovolgere la stanza. Esercizi come questo vi insegnano a muovere la vostra mente senza attaccamento ai risultati. Questo tipo di esercizio è progettato per aiutarvi a sciogliere e a lasciare andare la vostra mente. Facendo questo specifico esercizio, un giorno potreste stupirvi di come avrete notato dettagli nella stanza che il vostro senso fisico della vista ha sempre tralasciato. Momenti come questi cambiano la vita perché rivelano che voi siete veramente coscienza, che non siete in alcun modo limitati dal corpo. Ed è qui che inizia il vero divertimento. Noi possiamo, in un sogno ad occhi aperti controllato, costruire consciamente un evento che desideriamo vivere nel mondo tridimensionale. Ecco un'altra semplice tecnica per cambiare il vostro futuro estratta dal libro di Neville Goddard, Cambiare il futuro. Il primo passo per cambiare il futuro è il desiderio. Questo significa che dovete definire bene che cosa desiderate. Qual è il vostro obiettivo? Dovete sapere e individuare con precisione ciò che volete. Secondo step, costruite un evento che siete convinti accadrebbe in seguito alla realizzazione di questo desiderio, ossia un evento che implica il fatto che il vostro desiderio è già stato realizzato. Terzo step, dovete tenere fermo il corpo fisico e indurre una condizione simile a quella del sonno, il che significa sdraiarsi su un letto o rilassarsi su una sedia. Poi, con le palpebre chiuse, iniziate a focalizzare la vostra attenzione sull'azione che volete sperimentare nell'immaginazione. Visualizzate e percepite mentalmente voi stessi nell'atto di compiere l'azione desiderata, immaginando per tutta la durata della visualizzazione che state realmente eseguendo quell'azione nel qui e ora, e che quell'azione che state immaginando è la realtà che state già vivendo. Dovete partecipare sempre in prima persona l'azione che state immaginando. Non dovete limitarvi ad osservare voi stessi e a guardare le cose da fuori. Dovete sentire che state realmente eseguendo quell'azione in modo tale che la sensazione immaginaria sia per voi reale. È importante ricordare sempre che l'azione che immaginate deve essere un'azione che è conseguente, cioè che segue la realizzazione del vostro desiderio. Inoltre, dovete sentirvi sempre dentro quell'azione fino a quando essa non assume in tutto e per tutto la vividezza e la chiarezza di realtà. Per esempio, supponiamo che vogliate essere promossi ad un livello manageriale in un ufficio e di sicuro ricevere le congratulazioni per la promozione sarebbe un evento che vivreste, cioè un evento che segue la realizzazione del vostro desiderio. Dopo aver scelto questo evento come l'azione di cui vorreste fare esperienza nell'immaginazione, iniziate a rilassare il vostro corpo fisico fino ad uno stato vicino al sonno, ma in cui siete ancora in grado di controllare la direzione dei vostri pensieri. Uno stato di attenzione, ma senza sforzo. Ora immaginate che un amico sia in piedi davanti a voi e con la vostra mano immaginaria stringete la mano immaginaria del vostro amico. Sentite come la sua mano è solida e reale.
proseguite poi con lui una conversazione immaginaria in armonia con l'azione che segue la realizzazione del vostro desiderio. Non visualizzate voi stessi a distanza come se osservaste voi stessi da un altro punto dello spazio e del tempo. Visualizzate voi stessi nel qui e ora, in prima persona, mentre fate l'azione, come se lo spazio e il tempo in cui l'azione avviene fossero questo spazio e questo tempo, come se fossero il qui e ora. L'evento futuro è già ora una realtà nel mondo quadridimensionale. Adesso il futuro in questo mondo quadridimensionale equivale già ora al presente nel mondo tridimensionale della realtà quotidiana. La differenza tra il sentirsi nell'azione nel qui e ora e visualizzare voi stessi in terza persona, come se vi vedeste su uno schermo cinematografico, segna la differenza tra il successo e il fallimento. Comprendendo questo, riuscirete ad apprezzare la differenza fra vivere un evento nella vostra mente in prima persona e viverlo in terza persona. Provate a fare questo piccolo esperimento. Chiudete gli occhi e visualizzate voi stessi in terza persona mentre salite una scala. Osservate ora le sensazioni che provate. Adesso immaginate invece di salire la stessa scala in prima persona, vedendola proprio di fronte a voi. Mentre state salendo, passo dopo passo, sentite ora le sensazioni che provate mentre state effettivamente salendo la scala. C'è un'enorme differenza, vero? Sperimentate il più possibile queste tecniche per poter vivere nel presente i vostri desideri. Fateci poi sapere com'è andata. Se volete vedere altri contenuti simili, cliccate sull'immagine che trovate alla fine del video. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche. Buona vita da crescita personale e finanziaria.